Ciao carissimi, carissime, carissimi amici, do il benvenuto a tutti, ai nuovi iscritti, alle persone che erano già iscritte e incominciamo oggi con questa domanda che è: avrà il coraggio di amarmi? Non sempre purtroppo quello c'è. Quindi oggi andiamo a vedere con tre stese. E approfondendo naturalmente come sempre. Allora, la prima stesa è la matrioska, la seconda stesa è l'alicorno e la terza stesa è l'alce. Quindi lasciatevi andare, non pensate, scegliete istintivamente. Uno, due, tre. Vi ricordo sempre che trovate la mia email per consulti sotto in descrizione. Bene, incominciamo dalla prima stesa, quindi andiamo a vedere un po'. Allora, la prima stesa la mettiamo qua. Andiamo un po' a vedere com'è la persona a cui stai pensando, eh? Poi andiamo a vedere naturalmente anche verso di voi. Ecco qui già una carta è uscita, eh? Qui si vede già una persona che effettivamente ha una grande apertura anche di cuore, eh? Una persona piuttosto in generale, mi sta dicendo entusiasta, che voglio dire, si coinvolge piuttosto subito, però poi si ritira, diciamo. Questa è una persona che fa dei grandi passi in avanti e poi non si comprende perché, ma è come se si ritirasse, diciamo. Mi dà l'idea di una persona indecisa, eh? Che all'inizio si lascia andare e che poi gli succede qualcosa per cui adesso andiamo a vedere un po' di più. Senz'altro, quando ha conosciuto voi, questa è una persona che vi ha dimostrato il suo entusiasmo e il suo fuoco, mi viene da dire. Ci avete veramente creduto a questa persona, avete creduto alla sua, diciamo, sincerità. Ed effettivamente è una persona sincera, mi viene però che ha degli alti e bassi, perché dentro di lui è sempre un po' indeciso su tutto, cioè è un po' la sua parte inconscia che dice: ma ci fermiamo qui, andiamo avanti, è la persona giusta, non è la persona giusta, andiamo un po' a vedere verso di voi di più. Quindi qui abbiamo una personalità che diciamo diventa indecisa. E secondo me questa è una persona che vuole anche molto piacere, magari è una persona corteggiata, crede di esserlo, e quindi magari gli sorgono dei dubbi. Questa è una persona dubbiosa e indecisa, di suo, stiamo guardando diciamo, il suo imprinting rispetto alla domanda, naturalmente, perché la domanda avrà il coraggio di amarmi, vuol dire che questa persona in qualche modo si è ritirato, ha fatto avanti e indietro, ha avuto dei comportamenti non sempre lineari, diciamo, pur essendo una persona di base, una persona aperta. Ecco, diciamo che la
indecisione, secondo me, gli viene un po' per natura, ecco, mi viene così da quello che vedo. Andiamo un po' a vedere verso di voi, eh. Ma effettivamente lui si è dimostrato, o almeno ci credeva davvero, perché qui abbiamo a che fare con una persona sincera, una persona che voleva effettivamente una storia. Poi i dubbi e le sue indecisioni nascono dal fatto che magari dice: forse dovrò ancora conoscere, incontrare qualcuno, ma non perché voi non gli interessaste, perché questo è la sua modalità, diciamo, no? Lui è sempre una persona indecisa fra due cose, no? Anche nella vita, secondo me, no? Dice forse potrei fare meglio anche, no? Forse potrei avere di meglio, forse potrei fare peggio. Mi viene una persona dubbiosa. Senz'altro. Questa è una persona molto rivolta su se stessa, comunque, cioè quindi ama perché gli viene spontaneo amare, perché gli piace amare, va in dubbio perché comunque è un po' una persona alle volte egoista, quindi pensa più a se stesso, ecco, che all'altro. Questo non vuol dire che non sia generoso, però questa è una persona che dà perché gli piace dare. È una persona, ecco, mi viene da dire questo, che forse non conosce il bene profondo, conosce magari l'innamoramento, l'entusiasmo, ma il bene quello profondo, il bene per l'altro, l'empatia, no, non ce l'ha ancora, ecco, diciamo così, come mi vengono in generale. Quindi verso di voi lui senz'altro ha provato e prova ancora delle cose, ha semplicemente questo dubbio che gli sorge per natura, ecco. Adesso, anzi, vi vede piacevolissime, non ha nulla contro di voi questa persona, semplicemente è una persona che, indipendentemente, qui stiamo parlando di amore, quindi non andiamo a vedere se la persona è libera o non è libera. Qui stiamo parlando dell'essenza, diciamo, di una persona. Quindi andiamo a questo punto, visto che verso di voi prova ancora dei sentimenti, ha semplicemente questi avanti e indietro, ecco. Io voglio capire adesso se supera tutto questo, questa persona. E poi se avrà effettivamente il coraggio di amarti, ecco. Allora, vediamo un po' se questa persona supera tutto questo momento, diciamo, no? Momento che poi fa parte un po' della sua essenza, però io credo molto nel cambiamento, alle volte ci vuole tanto lavoro, però spesso i cambiamenti sono spontanei, come entrare in una fase di vita e un'altra. Questa è una persona ha voglia di avere ancora tante esperienze, diciamo, nella sua vita, quindi è anche un po' questa la sua indecisione, è come se lui volesse amare più persone, ma non è detto che questo stia accadendo, è un po' il suo, come dire, chissà quante persone amerò ancora, no? Gli piace proprio, non è che non gli piace, quindi non è che lui non ha il coraggio di amare, semplicemente vuole di più. Vuole di più da se stesso, vuole di più dalla vita, ecco. Quindi per lui non è una questione di superamento, questa è una natura un po' così. Si può anche definire, però non è la propria definizione esatta, però tanto per intenderci, potrebbe essere una persona che ha delle caratteristiche, quindi non che sia realmente così, ha delle caratteristiche un po' da libertino, ma semplicemente perché questa è una persona che vuole fare tanta esperienza nella sua vita, vuole provare tante emozioni, tanti tipi di emozioni. Quindi qui mi stanno dicendo in realtà non c'è da superare un qualcosa, bisogna vedere se poi lui avrà o lei avrà un cambiamento sostanziale nel senso che dice adesso qui dove sono mi fermo. Ecco, andiamo un po' a vedere di più. Se poi questo coraggio verso di voi, che di fondo ce l'ha, però come una persona che oggi c'è, una persona
che non c'è e voi non ci state tanto bene, vi fa sempre un po' dubitare, no? Vediamo. Senz'altro siete più importanti voi di quello che lui o lei pensa, assolutamente. Secondo me voi avete la capacità di farlo fermare questa persona. Ora, può essere che vista la natura di questo modo potrebbe non essere una persona fedelissima, perché ha questa gioia di vivere, questo entusiasmo un po' su tutte le cose, però secondo me voi siete capaci anche di calmarlo o di fargli capire magari che ci si può anche fermare a un certo punto, anche se vedo che comunque ha l'indole un po' dell'avventuriero, no? Questa persona, ma anche avventure di vita, qui mi viene un motociclista, quindi voglio dire, ha proprio il senso dell'avventura, quindi sarebbe un po' come spersonalizzarlo, questo non dico che abbia ragione, non deve essere facile stare con una persona così, di nuovo il motociclista, quindi comunque dovete scegliere voi se questo tipo di persona, se questa persona corrisponde anche solo in parte, se sentite la risonanza anche solo in parte, dovete essere voi che magari siete simili a lui oppure siete completamente diversi. Dovete sentire voi se vi abbinate bene con questo tipo di personalità, perché secondo me, appunto, qui non c'è, come dico, da superare niente. Siete voi che dovete superare il fatto che lui o lei è fatto così. Sembra più una figura maschile, questa comunque. Vi dico che non sono indecisioni per non amore, ecco, questo mi stanno dicendo in sostanza, eh? Bene, possiamo andare a vedere per chi ha scelto la Licorno, eh? Allora, rifacciamo il nostro giro. Quindi andiamo a vedere, avrà il coraggio di amarmi e andremo naturalmente a vedere anche verso di voi se poi avrà effettivamente anche questo coraggio, ecco perché la domanda a questo si rivolge, quindi va bene per chi ritiene che la persona a cui state pensando non abbia il coraggio di amarvi, ecco, quindi è una domanda generale, ma anche piuttosto selettiva, eh? Beh, qui abbiamo una persona dalla personalità, diciamo solida magari nella vita, eh? Però a livello interiore profondo, qui ci troviamo una persona che si difende, diciamo, che ha delle paure qui, eh? Entriamo, ha delle paure, sì. È una persona che proprio quando sente parlare di coppia o di relazione si contrae, proprio ha una contrazione interiore. Poi magari non mostra tutto questo perché poi lavorativamente qui mi viene una persona piuttosto fluida, è proprio quando si stringe la relazione, quando lui sente di provare troppo coinvolgimento, incomincia ad avere paura proprio, eh. Sì, questa è una persona che ha proprio paura di lasciarsi andare alla relazione, più che ai sentimenti, alle emozioni. Quando sente la relazione comincia ad aver paura, questa persona, perché gli viene un istinto di fuga, ecco, diciamo. Ha paura anche della famiglia in genere, di
di non essere abbastanza maturo, di non essere magari abbastanza genitore, di non essere un po' abbastanza di tutto questa persona, anche se ha delle grandissime qualità, piuttosto queste paure possono essere molto, diciamo, nella sua testa, oppure nel suo inconscio più profondo, scattano, no? A un certo punto le paure scattano, ma non scattano per voi che magari dite o fate qualcosa, scattano quando lui percepisce o lei percepisce un forte coinvolgimento. Ecco, allora lì è come se venisse toccato un nucleo che non vuole che venga toccato, e lì scatta la paura, no? Come dire, fino a lì arrivo, ma a un certo punto no. Quindi io adesso andrei a vedere un po' verso di voi, comunque. Verso di voi è già spaventatissimo, quindi significa che evidentemente lo avete toccato proprio in profondità e lo avete coinvolto. Sì, c'è proprio un senso anche un po' di angoscia, no? Ma vi considera la persona giusta addirittura, eh? Sì, una persona forte, determinata, che anzi lo spaventa ancora di più perché la persona forte e determinata giustamente raggiunge i suoi scopi. Questa è l'idea che ha lui, eh? Quindi dice questa persona, poi mi metto in relazione, io sono molto coinvolto, cosa faccio, come faccio, no? Ha proprio paura di lasciarsi andare perché secondo questa persona, se si lascia andare, voi siete sicuramente la persona più forte, quindi lui in qualche modo deve soccombere non tanto alla vostra forza, ma alla sua debolezza. Questo è il suo pensiero, naturalmente, eh? Anzi, devo dire che voi siete proprio la persona giusta perché mettete forza laddove lui mette resistenza. Ecco, certo, non deve essere un'imposizione, perché se fosse così la paura qui aumenterebbe. Ci vuole molta pazienza con questa persona, eh? Andiamo un po' a vedere se supera questo. Se supera tutto questo. Beh, visto che sono uscite, è qualcosa proprio questa paura che arriva dal suo profondo, magari anche dagli antenati o dalla sua infanzia, è qualcosa che ha visto magari nella sua famiglia e quindi non vuole che si ripeta. Adesso è proprio, diciamo, nella paura. Adesso proprio nella paura è veramente come rannicchiato su se stesso, in un grigiore, diciamo, mentre invece poi di fatto è una persona molto emotiva questa, eh? Beh, si consola, diciamo, lavorando, sa che se la sta un po' raccontando, e secondo me, è un po' dura fargli superare questa paura se non c'è la volontà di superarlo, perché è un imprinting qui mi dice molto profondo, che poi se amassi un pochino meno sarebbe un po' meno spaventato da voi, ecco, quindi bisogna avere pazienza, comprendere questa persona, capire il suo comportamento, ecco, perché se no si crea una dinamica, si va in reazione, no? Mi ha detto o non ha fatto e quindi non mi vuole bene, non mi ama, no? In realtà è proprio, ha proprio paura questa persona. Andiamo a vedere se questo coraggio. Allora, io adesso vedo che
Non è facile superare questa cosa, potrà fare dei piccoli passi, voi potrete leggere tra le righe l'interesse nei vostri confronti, però io non vedo che lo supera. Comunque andiamo a vedere un po' nel tempo, vediamo un po' se avrà poi questo coraggio, insomma, se supera se stesso fondamentalmente. Qui viene che non è un lavoro facile, voi senz'altro potete essere d'aiuto già cercando di capirlo, ecco, cioè non colpevolizzandolo, perché colpevolizzare una persona che ha paura non serve a nulla, ecco. Beh, però proprio l'amore c'è, quindi... Cosa mi sta dicendo? Adesso vediamo le carte vicino, perché questa carta dice che a un certo punto, nonostante le paure, nonostante le paure, lui avrà appunto dei momenti in cui si lascerà andare, voi sarete sicure, diciamo, di questo amore, e sembra quasi che lui dica: ah sì, adesso la voglio la relazione con te. Poi però c'è di nuovo la chiusura, no? Quindi cosa si rischia a forzare con una persona così? Che a un certo punto, magari facciamo l'ipotesi, voi andate a vivere insieme, tornate insieme, che questa persona si isoli in casa, cioè si chiuda, quindi una persona può anche star peggio, perché una persona che si chiude e vive lontano da voi o separata da voi, oppure vi vedete ma non vivete insieme, va bene, ma quando questa persona poi ci vivete insieme, proprio nella relazione vera e propria, questa persona si chiude, si isola, diventa una persona che non parla, per voi può essere veramente difficoltoso, quindi dovete anche voi vedere questo aspetto. Se però lo comprendete a fondo, a me viene da dire, comprendo a fondo questa persona, capisco i suoi momenti, lo lascio in pace, cioè non lo vado a stimolare, non vado a stimolare le sue paure, però non è un accontentarsi, questo è un comprendere, no? Quindi io costruisco lo stesso questo amore senza, cercando di non spaventarlo più di tanto, magari buttandola un po' più sull'amicizia, ecco, o comunque sull'affinità elettiva, magari, ecco, è un po' il modo giusto per vivere questa persona, anche sicuramente il piano fisico, naturalmente, però non andrei a stimolare più di tanto queste emozioni per averla questa persona, perché sennò appunto io vedo una persona in fuga, ecco, una in fuga fondamentalmente da se stessa, Bene, andiamo a vedere. Per chi ha scelto l'alce, quindi rifacciamo il nostro giro e andiamo a vedere, quindi questa persona avrà il coraggio di amarvi? Allora, incominciamo a guardare un po' com'è, poi andremo a vedere verso di voi, Allora, questo ha voluto venire fuori, quindi noi ce la teniamo. Ricordo che se siete stati attirati da questa domanda è perché presumete che non abbia questo coraggio, che potrebbe essere uno dei motivi, diciamo, di un determinato comportamento. Quindi andate a vedere magari l'inizio, se vi risuona anche delle altre stese, per capire qual è il comportamento che è più simile a quello, perché all'inizio parlo un po' della persona a cui state pensando.
qui abbiamo già una persona che pensa molto, una persona nella mente che pensa anche molto all'amore, cioè l'amore lo pensa, più che provarlo. Non, questo non vuol dire che non lo provi, però lui lo pensa molto, è molto nella testa questa persona, una persona molto fiera, una persona molto, mi viene da dire una persona tutta ad un pezzo, un uomo tutto ad un pezzo, una persona un po' istituzionale, diciamo come carattere, non sempre chi si veste in giacca e in cravatta o chi ha un ruolo istituzionale poi è istituzionale, nel senso che questa è una persona che ha il carattere, diciamo, di questo genere, no? Una persona che vuole raggiungere i suoi obiettivi, le sue mete, una persona che crede anche un po' nel fatto. E qui abbiamo anche qui dei troppi ragionamenti, qui vediamo, gli viene quasi mal di testa, proprio soprattutto quando si tratta di amore, qui si intende. Qui abbiamo una persona che si crea parecchio una corazza, Sì, pensa tanto questa persona, si crea una corazza, ha un sacco di credenze, è una persona un po' che si limita, Si limita, che però di base sarebbe anche una persona entusiasta. Qui abbiamo proprio una persona sul controllo, che però non ha sul lavoro, di nuovo, anzi nella vita in genere questa è una persona che va per obiettivi, però mi viene da dire anche una persona ordinata, cerca di fare ordine sempre nella sua mente, una persona molto sul controllo. Allora, andiamo un po' a vedere verso di voi questa persona, Ops, voi siete usciti come una persona che lui percepisce affine assolutamente, quindi vi sente o vi proietta anche, perché può essere anche una sua proiezione, vi proietta simile a lui, ma questo è un bene per lui perché si sente affine, per voi può non essere un bene perché può voler dire che, almeno per alcuni di voi, che non vi conosce profondamente se vi fa una proiezione di se stesso, Quindi lui pensa che voi comprendiate che lui è una persona razionale, pragmatica, che controlla un po' tutto, una persona che fa sempre dell'ordine mentale. Ma da un certo punto di vista, comunque, se siete usciti così, anche con un po' simile, effettivamente lo siete. Quindi questo, se siete davvero così anche voi, che cercate un po' di controllare le emozioni, questo è un bene, perché almeno siete due persone che si capiscono, no? Qui non abbiamo degli esuberi, diciamo delle espressioni di forte emotività, perché la natura di questa persona è io controllo le emozioni, perché così mi sento più al sicuro. Lui o lei, diciamo, è convinto assolutamente in buona fede che voi siate così, quindi troppa espansività non certo fa piacere a questa persona, Quindi qui abbiamo l'introverso, diciamo, nelle emozioni. Poi magari lavorativamente lavora, per dire, col pubblico, non so, però qui abbiamo l'introverso assolutamente, Quindi questa è una persona comunque che, proprio perché è così, se riconosce una persona simile, sa anche costruire una relazione. Quindi qui, non ha il coraggio questa persona di amare, ma trova che sia giusto così, coi suoi ragionamenti, no? Questa è una persona che ragiona molto, quindi dice io so che si fa così perché io mi sento a posto, no? Quindi io so di non andare fuori dai binari, proprio perché le relazioni devono andare su questi binari, quindi io vado
nei miei binari e non succede niente, controllo tutto. Quindi in realtà poi alla fine, se vogliamo vedere la domanda che avrà il coraggio di amarmi, qui mi dice effettivamente, parliamo di amore, quello del lasciarsi andare, no. Però secondo me, controlla oggi, controlla domani, c'è un nucleo che si surriscalda, mi viene da dire qui, eh? Quindi in mezzo a tutte queste spade, a tutti questi pensieri, così effettivamente c'è sia la voglia di amare che di relazione. Forse questa è una persona, mi viene da dire, che ha bisogno di sentirsi molto al sicuro, quindi facciamo l'ipotesi un matrimonio, una convivenza. Di sentirsi molto al sicuro, di sapere che ha una persona assolutamente fedele, che non ha degli eccessi emotivi, cioè una persona come lui, questo. Lui sta cercando una persona come lui e per adesso crede che voi siate più o meno così. Se per alcuni di voi questa persona si è allontanata è perché proprio ha pensato che allora non siete così. Lui ha bisogno di persone che controllino le emozioni come fa lui, no? E forse un giorno lui dice ci sarà il momento, chissà quando, che mi lascerò andare, però quando avrò costruito una fortezza intorno, no? Come dire, io vado a vivere in un castello, che è la metafora, diciamo, della vostra coppia, del vostro amore, e all'interno di questo castello, può succedere anche qualcosa. L'importante è che fuori dalle mura non esca niente. Questo è un po' il suo ragionamento, no? Quindi qui adesso andrei un po' a vedere se lui, non so, si lascia un po' più andare, se voi capite questo, ecco. Se voi però non siete così sul controllo, così, ricordatevi, come ho detto prima, che vi sta facendo una proiezione, questa persona, cioè, quindi crede che voi siate come lui e quindi non vi conosce se non vi sentite così, questo lo dovete sapere voi e questo può creare naturalmente delle increspature nella vostra relazione, delle distanze anche, no? Perché voi non vi sentite comprese, quindi dite: ma cosa sta facendo? Cosa sta dicendo? Quindi qui partiamo da una base di incomprensione, no? Con una personalità così. Quindi adesso io andrò un po' a vedere. Ma fondamentalmente questa persona manca un po' di amore verso se stessa, perché quando tu ti ami non temi, diciamo, no? L'amore verso di sé, questa è la carta, no? Quindi quando tu ami in profondità te e ti ami veramente, che cosa temi? Non puoi temere niente, ecco, quindi questa è una persona che ha paura di essere travolto, quindi di perdere il controllo della sua mente, che gli piace tanto pensare. Quindi una volta che questa persona prende coscienza e si ama un po' di più, magari voi potete aiutarlo in questo. Allora, diciamo, può anche superare, qui mi dice addirittura, i sensi di colpa, come se lui avesse addirittura dei sensi di colpa se per caso si lasciasse andare troppo. È proprio una cosa che si autonega, diciamo, questa persona. Beh, adesso diciamo non è favorevole questo amore verso di sé. Diciamo che adesso è parecchio frenato, diciamo, però sempre anche qui, secondo me, dipende molto dal vostro comportamento e dalla vostra accettazione di fare anche un passo giorno per giorno, mi viene da dire, no? E di cercare di non insistere, no? Perché è una persona che è sul controllo, se la fate per esempio arrabbiare, per questa persona è comunque una perdita di controllo, quindi non gli va bene arrabbiarsi, quindi deve rimanere sempre sul filo del rasoio con le emozioni, non deve esagerare. La parola esagerazione è bandita per questa persona. Quindi questo è un po' il comportamento e la comprensione da avere, l'accettazione, perché sotto sotto comunque il nucleo, il fuoco dell'amore c'è, siamo semplicemente quindi a una persona che cerca di soffocare, diciamo, l'istinto. Credo
credendo di essere nel giusto, quindi cioè, crede di fare la cosa più giusta per se stesso. Però piano piano, secondo me, nel tempo, questa persona avrà anche delle soddisfazioni, sia di lavoro che di talento, e piano piano acquista quella sicurezza di sé che è più che altro l'amore verso se stesso. Quindi acquisendo questo amore verso se stesso è chiaro che il controllo diminuisce perché non ha più bisogno di controllare. Quindi a questo punto andiamo a vedere se effettivamente questa persona avrà poi il coraggio di amarti, anche se qui la stesa dice anche come, no? Volendo, parla chiaro. E queste hanno voluto uscire. Qui mi confermano comunque che appunto finché lui crede nella sua diciamo sincerità, diciamo, crede che voi siete come lui, perché tendenzialmente noi tendiamo un po' a proiettarci nell'altro, no? Tendiamo a pensare l'altro è come me, a meno che non ci dimostri l'esatto contrario. Quindi finché lui, diciamo, pensa che voi siate come lui, effettivamente grossi pericoli, diciamo, non ce ne sono. Il pericolo viene quando appunto lui comincia a pensare che voi siete invece magari delle persone passionali, che volete l'amore, che ecco, questo andrebbe fuori il suo controllo, diciamo, questo mi stanno dicendo. Quindi il coraggio di amarvi, come vi ho detto prima, come mi hanno detto le carte di fisica quantistica, è parte dall'amore verso se stesso, ecco, quindi voi potete aiutarlo ad amarvi e anche voi dovete amare voi stessi, perché per aiutare qualcuno ad amarsi bisogna amarsi, no? E quindi è un po' un processo, qui mi dice, che sta avvenendo, però io a questa, diciamo, specifica in cui ho chiesto proprio se avrà il coraggio di amarvi, dicono sì, ce l'ha, ce l'avrà questo coraggio, perché piano piano questa persona, diciamo, incomincia a riconoscere se stessa, quindi a volersi sempre più bene, e quindi non potrà altro che proiettarvi e quindi riconoscervi anche a voi. Non dimostrerei troppa passionalità in genere, neanche di carattere, neanche se si parla di altri argomenti a questa persona, Ma secondo me c'è anche la liberazione della gabbia, quindi secondo me, visto che il controllo comunque è una gabbia, prima mi è venuta la metafora del castello con le mura, no? Quindi secondo me sì, perché poi voi mi venite anche come regina di coppe, quindi vuol dire che in qualche modo questa persona piano piano riconoscerà che forse lasciarsi andare all'amore, controllare un po' meno, non è così pericoloso, ecco, perché in sostanza chi controlla in fondo sente un pericolo nelle emozioni, no? Secondo me qui invece mi dice che a un certo punto accade qualcosa per cui questa persona appunto sente che si può lasciare andare con voi, che siete la persona che non gli farete del male anche, perché è un po' una difesa anche questa. Bene, carissimi, io vi ringrazio dell'ascolto e un abbraccio, a risentirci a presto. Ciao.